a Sandro, anche Fabio Fecci, sindaco di Noceto, che però non può essere qui con noi, ma ci ha registrato un bel videomessaggio. Lo vediamo insieme. Tutti qua presenti da un anno di Noceto, per il terzo anno consecutivo una festa celebrativa per ognuna delle tre promozioni del Pallacalcio 1913 che hanno permesso di raggiungere la Serie A. Un'impresa storica, un'impresa emozionante, meravigliosa. Giocare nella massima serie calcistica porterà indubbi vantaggi dal punto di vista sportivo, sociale ed economico alla nostra città e a tutto il territorio provinciale. Un grazie di cuore a tutti i calciatori che in questi anni hanno militato nel Parma Calcio, con particolare riferimento al capitano Alessandro Lucavelli, e penso che meriti un applauso che faccio personalmente insieme a tutti voi. A tutta la società e al suo presidente Jan Lizzard. A Parma Partecipazioni Calcistiche, che con l'azionariato popolare ha permesso di fare davvero un grande gioco di squadra. Ai boys, ai tifosi della Curva Nord e a tutti coloro che ogni fine settimana hanno riempito lo stadio ai Tardini. Grazie per aver tutti insieme di nuovo raggiunto questo importante traguardo. Proprio ripartendo da dove abbiamo iniziato, mi permetto di fare un appello a tutti i colleghi sindaci della nostra provincia, per chi ancora non l'avesse fatto, quello di partecipare attivamente aderendo a Parma Partecipazioni Calcistiche. Così facendo sono convinto che tanti cittadini diventeranno nuovi soci del Parma Calcio. Buon divertimento, buona serata a tutti e forza Parma! Questo è il grido di battaglia. Allora attacchiamo. Microfono, ok, lo vedo già pronto. L'amministratore delegato PPC Alberto Grisanti. Atto. Ti vuole ringraziare un po'. Tifosi, devo ringraziare. Sì, so che volevi farci, tenevi a farlo. Vabbè, allora sì, ringrazio tutti i tifosi. Sono arrivati da Chievo, sono arrivati da Sassuolo, che sono tutti i nostri amici e hanno voluto condividere questo momento con noi. E anche quelli da Genova. Poi ringrazio anche il centro di coordinamento, insomma siamo sempre in buoni rapporti, siamo tutti tifosi del Parma, quindi ci tengo a ringraziare tutti i tifosi del centro di coordinamento, i boys e poi tutti i soci di PPC. Altra cosa, mi hanno detto che devo così fare tutto l'elenco degli sponsor. No, non lo facciamo, perché dopo dimentichi uno l'anno dopo, no, l'anno però prossimo. Allora, tutti, ringraziamo tutti gli sponsor che sono qua, così non ci dimentichiamo nessuno. Ringrazio la Francesca grazie e Sandro, che siete sempre disponibili, quindi grazie. E questa festa l'abbiamo organizzata in 2-3 giorni. Siamo stati fortunati col tempo, con la stagione, ma soprattutto siamo fortunati perché abbiamo al nostro interno delle persone che hanno lavorato di notte e di giorno per riuscire a preparare tutto. E quindi un ringraziamento particolare lo voglio fare a Franco e Lucia, perché hanno fatto veramente tanto per la riuscita di questa serata. Ringrazio anche Nello e la Giulia che ci hanno diciamo così supportato. Esatto. Io Sandro, però fianco a noi chiamerei anche Lasse. Tu sai chi è Lasse? Lasse là, Lasse qua. L'ha saperto. È un super tifoso che viene apposta dalla Danimarca, addirittura, non lo sapevo. Lasse, vieni. Vieni. Allora, che sarà premiato dal vicepresidente di PPC, Pietro Trascinelli. Allora, chiamiamo anche Pietro. Grazie. È arrivato dalla Danimarca. un po' scomodo, insomma. Abbiamo premiato l'anno scorso, abbiamo premiato Alfredo, che arriva dalla Sicilia, quest'anno ci siamo spostati all'estremo nord dell'Europa. Ciao Pietro.
Allora, là se parli italiano tu, no? Sì? Ah, che me? Hai abitato a Parma, ecco questo amore. È un po' uno straietto. È uno straietto. Come mai questa passione per il Parma? No, è abitato a Parma. Microfono. No, come tanti altri, dagli inizi anni 90 che sono tifoso del Parma e che sono stracontento di essere qua, perché questa è la mia seconda famiglia. Io direi che se dovessimo scegliere un titolo per questa cosa qui, è tifo, passione, cuore, follia, fenomenologia di un amore chiamato Parma. Anche perché non dimentichiamocelo che il Parma, naturalmente tantissimi tifosi a Parma, ma anche tanti lontano da Parma. Lasse è uno di questi e quindi premiamolo con... No. Così, simbolicamente. Una bella stretta di mano. Che vale più di 1000 premi. Allora, diamogli una maglia, lasse là, lasse qua. Eccola. Ah, guarda, abbondante. Altro che una. Grazie anche mille, grazie. C'è anche l'accappatoio. Se posso dire due parole, perché lo volevo dire, quando io quasi 3 anni fa sono entrato a far parte di PPC, sicuramente sognavo un giorno di arrivare in A, e grazie a tutte quelle persone che hanno fatto sì che questo sogno sia avverato, però non sono entrato per arrivare in A, sono entrato perché volevo dare un piccolo contributo a ricreare qualcosa che si era perso. E penso che in questo momento forse è molto importante ricordare che l'importante forse non è là, l'importante è esserci, e noi ci siamo e ci saremo sempre. Era solo quello che volevo dire. Grazie a tutti. Grazie a te. Sandro, direi di... Mi ha commosso. Lasse mi ha commosso. Direi di tornare ai ragazzi, perché sì, è il turno di centrocampisti attaccanti. Io nel frattempo vado a cercare il microfono, però lo lascio qua. Grande Lasse. Senti Lasse, no, dimmi solo una cosa, in che zona abiti della Danimarca? In che zona abiti della Danimarca? Adesso abito in Copenaghen, sono cresciuto un po' in provincia, però abito vicino a Copenaghen, a Fredensborg. Perfetto, vicino a Copenaghen. Fantastico, anche quello che ha detto. Grazie a Pietro Frassinelli, grazie a Alberto Grisanti, dopo state in...